Categorie giovanissimi, protagoniste della 29esima edizione del Gran Premio Banca di Cambiano 1888 SPA. Gara riservata alle categorie dalla G1 alla G6, organizzata dalla società ciclistica Castel Fiorentino, che ha preso il via proprio a Castel Fiorentino con le operazioni preliminari che si sono svolte presso il Bar Gallo Nero in via Duca d'Aosta a Castel Fiorentino. Queste le immagini che si riferiscono proprio ai momenti imminenti alla partenza per questa manifestazione che, come dice anche il nome stesso, è finanziata, sponsorizzata da uno degli sponsor sicuramente più attivi del ciclismo giovanile in Toscana, vale a dire la Banca di Cambiano 1888 SPA. Vediamo i ragazzi e le ragazze che si stanno preparando in questo appuntamento. Questa è la formazione della società sportiva Aquila di Ponte Aema, che è al via quest'oggi, l'Unione Ciclistica Empolese, tante le formazioni provenienti da tutta la Toscana e non solo per questa prova che prevede due percorsi diversi, il primo di 500 metri riservato alle categorie G1 e G2 e poi andremo invece alle categorie G3, G4 e G5 con un circuito e G6, scusate, con un circuito invece di 1200 metri. Eccoli i ragazzi di casa, ragazzi della società ciclistica Castel Fiorentino Banca di Cambiano, quindi subito protagonisti questi ragazzi, davvero un bel colpo d'occhio. E prima di partire, un minuto di raccoglimento in ricordo di Gino Mader, lo sfortunato ciclista elvetico che ha perso la vita nel giro di Svizzera qualche giorno prima. Davvero un bel ricordo da parte di questi giovanissimi atleti delle categorie dalla G1 alla G6, ma prima di iniziare con le categorie vere e proprie è sempre il bel momento di seguire i ragazzi e le ragazze della categoria G0, tanto Bar Gallo Nero 2 è uno degli sponsor principali. Qui vediamo i ragazzi e le ragazze della categoria G0 che concludono questo loro percorso. Un ringraziamento quindi a non solo il Bar Gallo Nero, ma anche al, ricordiamo che anche Pizzeria Il Gallo Nero 2, la Banca di Cambiano e tutti coloro che rendono possibile questa manifestazione. Archiviata la categoria della G0, si parte con le categorie dalla G1 in poi. Intanto vedete altri ragazzini che stanno concludendo la loro prova prima poi di entrare nel vero e proprio momento di corsa che noi andremo a seguire come sempre con le nostre telecamere. Grande attenzione alla sicurezza come sempre da parte della società ciclistica Castel Fiorentino Banca di Cambiano, con tutti i volontari attivi sin da questa mattina per garantire la massima sicurezza agli atleti. E tanto sono partiti i ragazzi e le ragazze della categoria G1, la prima gara vera e propria in programma quest'oggi. Vedete, c'è stata subito una bella selezione. Gara breve questa, vi ricordiamo che sono ragazzi che hanno compiuto o che compieranno nel corso dell'anno 2023 7 anni di età, quindi parliamo davvero di ragazzi e ragazze estremamente giovani che si affacciano un po' al mondo del ciclismo per poi andare, speriamo, a seguire le orme dei grandi campioni. E parlando di grandi campioni, parlando del mondo del professionismo, Castel Fiorentino rappresenta un unicum in Toscana e non solo. Infatti sono ben due i professionisti attualmente in attività che hanno svolto l'attività giovanile all'interno proprio della società ciclistica Castel Fiorentino Banca di Cambiano, e sono Cristian Sbaragli ed Alberto Bettiol. Intanto si è conclusa la prova della categoria G1 con il successo di Marco Franzese dell'Unione Ciclistica Empolese davanti a Francesco Berton del team Val di Nievole, terza posizione per Davide Capitoni dell'Unione Ciclistica Empolese, quindi Mattia Perantozzi, Fosco Bessi di Calenzano, e quinta piazza nella categoria maschile per Lorenzo Capizzi del Pedale Senese. Tra le ragazze della categoria G1 invece vittoria di Emilia Cristina Gaggioli, Unione Ciclistica Empolese, e seconda posizione per Chiara Conforti del team Val di Nievole. Quindi abbiamo archiviato la prova
della categoria G1. Vi ricordo che anche la G2 si svolgerà sul medesimo circuito di 500 metri, ovviamente aumentano le tornate in programma per questi ragazzi e queste ragazze che quindi avranno da fare un chilometraggio maggiore, ma intanto suona la campana con un portacolori del Veloclub Scuola Ciclismo di Empoli, del presidente Alberto Mazzoni, sempre grande appassionato di ciclismo, che non manca mai di far sentire il supporto ai propri atleti, e ci apprestiamo quindi a seguire anche la conclusione di questa seconda gara in programma, inserita all'interno di un intenso pomeriggio di corse riservato alla categoria giovanissimi, valida come 29esimo Gran Premio Banca di Cambiano 1888 SPA. Ecco la conclusione della prova della categoria G2 maschile con Federico Bellucci, Veloclub Scuola Ciclismo Empoli, che conquista il successo davanti a Riccardo Capizzi del Pedale Senese, terza posizione per Diego Mende della Società Sportiva Aquila, terzo invece è Enzo Zie dell'Unione Ciclistica Empolese e quinta posizione per Cosimo Benedetti della San Cascianese Ciclismo. Per quanto riguarda invece le ragazze della categoria G2, vittoria per Ginevra Bendinelli del team Valdinievole. E adesso con la categoria G3 invece andiamo a scoprire un percorso più lungo di 1200 metri e vedete quattro giri in programma per questi ragazzi e queste ragazze, davvero un'ottima partecipazione per quanto riguarda questa terza gara in programma quest'oggi. Lasciano la zona di partenza i ragazzi e le ragazze della categoria G3, zona di partenza posta di fronte proprio alla pizzeria Gallo Nero 2, con ovviamente tutti i volontari, gli appassionati della Società Ciclistica Castel Fiorentino Banca di Cambiano 1888 SPA, che hanno allestito questa manifestazione riservata alla categoria giovanissimi. Un bel impegno organizzativo per questa società che, dicevamo, può contare, e non è cosa da tutti, ben due atleti nel mondo del professionismo che hanno mosso i primi passi ciclistici proprio all'interno di questa società e che comunque si mantiene sempre molto attiva, dando la possibilità a tanti ragazzi e tante ragazze di affrontare questo sport, ma soprattutto anche dal punto di vista organizzativo, con manifestazioni spesso riservate alle categorie giovanissimi ma anche al mountain bike. Siamo al suono della campana, inizia quindi l'ultimo giro per quanto riguarda la categoria G3. Avete visto un portacolori, quello della Società Sportiva Aquila, la formazione cara al presidente Francesco Panichi, la formazione che fu di Gino Bartali, proprio di Ponte Aema, che ha qualche metro di vantaggio nei confronti del resto del gruppo. Quindi attendiamo la conclusione anche di questa terza gara in programma, terza gara all'interno di questa edizione numero 29 del Gran Premio Banca di Cambiano 1888, ed esco il successo di Leonardo Conti, Società Sportiva Aquila, che coglie quindi la vittoria nella categoria G3 davanti a Davide Ferrucci della Ciclistica Figlinese, Francesco Capodimonti del Pedale Senese, quindi Pietro Pala, corridore di casa della Castel Fiorentino Banca di Cambiano, e quinta posizione per Giovanni Della Sala della Ciclistica Figlinese. Tra le ragazze della categoria G3 invece vittoria di Carolina Moriconi del Veloclub Scuola Ciclismo Empoli davanti a Elisabeth Kabetakin del Pedale Senese, e quindi Diletta Sofia Politi del Castel Fiorentino Banca di Cambiano, che precede la coppia della Società Sportiva Aquila formata da Cristina Battini e Melissa Panichi. Questo l'ordine di arrivo anche per quanto riguarda le ragazze della categoria G3. Intanto sono presenti, sono pronti i ragazzi e le ragazze della categoria G4 a prendere il via. Ecco il momento della partenza, anche in questo caso bel colpo d'occhio, con una partecipazione importante anche in questa categoria. Ovviamente si va ad aumentare il chilometraggio, quindi anche dal punto di vista tattico vanno un po' a cambiare le corse rispetto a quello che abbiamo visto fino a questo momento. Vi ricordo che stiamo seguendo le immagini della 29esima edizione del Gran Premio Banca di Cambiano 1888 SPA, organizzazione a cura della Società Ciclistica Castel Fiorentino Banca di Cambiano. Ci troviamo proprio a Castel Fiorentino, di fronte
al bar Gallo Nero, pizzeria Gallo Nero 2 in via Duca d'Aosta, dove si sono svolte le operazioni preliminari e dove ovviamente è posto anche l'arrivo per questa manifestazione in una giornata calda, ma comunque non caldissima, diciamo. Finalmente dopo tanta pioggia è arrivato anche il sole ad accompagnare questi ragazzi e queste ragazze in una primavera decisamente atipica per quanto riguarda il meteo. Abbiamo seguito le varie prove fino a questo momento, siamo nel corso della prova riservata alla categoria G4, ancora due gare al termine di quella che stiamo seguendo adesso, prima poi di andare ad ascoltare quelle che sono le interviste, le opinioni degli organizzatori, di tutti coloro che hanno reso possibile questo bel pomeriggio di sport, di grande ciclismo giovanile, perché ricordiamoci che i grandi campioni nascono proprio in queste categorie nei quali si va ad imparare, si vanno ad imparare un po' tutti i trucchi del mestiere, si va un po' ad imparare quello che è lo sport del ciclismo. Ho lanciato lo sprint per quanto riguarda la categoria G4, andiamo a vedere chi è il vincitore della categoria maschile: David Gentili della società ciclistica Gastone Nencini, che precede Lorenzo Cantini del Velo Club Scuola Ciclismo Empoli, quindi Cristian Velaci del Club Appenninico 1907, quarta posizione per un altro atleta di casa, Niccolò Di Lucia, Castel Fiorentino Banca di Cambiano, e quindi Mattia Sottile del Pedale Senese va a concludere la top 5 per quanto riguarda la categoria G4 maschile. Per quanto invece riguarda la categoria G4 femminile, segnaliamo il successo di Noemi Cianti del Velo Club Scuola Ciclismo Empoli, quindi abbiamo archiviato anche la prova della categoria G4, sia maschile che femminile. È il momento della prova invece riservata alla categoria G5, penultima gara in programma in questa 29esima edizione del Gran Premio Banca di Cambiano 1884 SPA, organizzazione a cura della società ciclistica Castel Fiorentino Banca di Cambiano. Ci troviamo a Castel Fiorentino, ci troviamo presso i locali del bar pizzeria Il Gallo Nero 2, dove si sono svolte le operazioni preliminari, e queste sono anche le immagini che ci mostrano il lavoro dei volontari, degli addetti ai lavori, della sicurezza che ruota intorno ad una manifestazione del genere. Infatti le categorie giovanissimi si cimentano su un circuito interamente chiuso al traffico, questo è reso possibile da una collaborazione importante tra l'organizzazione, ma anche ovviamente la amministrazione comunale di Castel Fiorentino, che non manca di far sentire il suo supporto. E ci apprestiamo a seguire le fasi centrali della prova riservata alla categoria G5. Vedete, si è formato un gruppetto in testa alla corsa, gruppetto forte di una decina di atleti, quindi come vi dicevo aumenta il chilometraggio ed aumentano anche i tatticismi in queste categorie, perché ovviamente sono atleti questi che si conoscono ormai da diversi anni, che hanno corso nelle categorie inferiori assieme, e quindi ovviamente c'è un po' di rivalità che nel corso delle stagioni si è andata a creare, che emerge poi proprio in questi bei momenti di sport, di grande ciclismo giovanile, di amicizia, di passione, di comunque vada un modo sano di fare sport. Intanto vedete qualche atleta qui in questa fase ha un problema, un atleta della società pratese del Borgo Nuovo, ma noi ci apprestiamo a seguire a questo punto l'epilogo della prova riservata alla categoria G5. Buona la partecipazione anche dal punto di vista di questa categoria, stiamo attendendo quindi ormai le ultime battute per quanto riguarda la prova riservata alla categoria G5, che ha visto il successo proprio in questa fase di Gabriele Cavallini del team Valdinievole davanti a Francesco Conte del Velo Club Scuola Ciclismo Empoli, quindi Riccardo Partini del Pedale Senese davanti a Niccolò Grella della stessa formazione, Jacopo Morini del team Valdinievole. Tra le ragazze invece la vittoria è andata a Giovanna Conte del Velo Club Scuola Ciclismo Empoli, che ha preceduto Viola Di Palma del gruppo sportivo Borgo Nuovo.
Questo per quanto riguarda la categoria G5 femminile. E adesso è il momento di seguire quella che è l'ultima prova di giornata, quella riservata alla categoria G6, sia maschile che femminile, all'interno di questa 29esima edizione del Gran Premio Banca di Cambiano. 1888 SPA, 10 giri in programma per questa manifestazione. Io ne approfitto in questa fase per segnalare quella che è stata, al termine di tutte le categorie, la classifica squadra, che ha visto la Fosco Bessi di Calenzano con 35 punti in prima posizione, davanti al Velo Club Scuola Ciclismo Empoli, secondo con 33 punti, la Società Ciclistica Pedale Senese terza con 28 punti, la Team Valdinievole a 27 e l'Unione Ciclistica Empolese con 23 punti. Questa per quanto riguarda la classifica squadre al termine di questa giornata, questo 29esimo Gran Premio Banca di Cambiano. 1888, vediamo grande controllo per quanto riguarda la prova della categoria G6. È una un po' una caratteristica di questi ragazzi: man mano che aumenta il chilometraggio aumentano i tecnicismi, e qui vediamo davvero una fase di studio abbastanza marcata per quanto riguarda questi ragazzi che si apprestano ad entrare nelle fasi finali della corsa, una corsa che è stata molto controllata, quindi non ci sono stati molti tentativi di fuga. Adesso il gruppo torna nuovamente ad allungarsi, proprio in vista delle ultime battute, e ovviamente i ragazzi che hanno già corso non perdono l'occasione per seguire i propri compagni di gioco, di sport, in queste ultime fasi di corsa. Adesso vedete grande velocità in questa fase, gruppo che viaggia in una lunghissima fila indiana, vedete bene anche da queste immagini. Vediamo anche i ragazzi della formazione di casa nelle prime posizioni del gruppetto, questo è sicuramente un bel segnale, con i ragazzi di casa che vanno a fare l'andatura in queste prime battute di corsa. Percorsa, diciamo, molto lenta nella prima parte, ma poi si è velocizzata. Eccolo Alberto Mazzoni, presidente del Velo Club Scuola Ciclismo Empoli. Siamo ormai all'epilogo, allo sprint, sta per essere lanciata la volata finale. Siamo adesso nel corso proprio del suono della campana, quindi inizia l'ultimo giro per quanto riguarda la categoria G6. Volata quindi al prossimo passaggio sotto l'arrivo. Gruppo ancora molto numeroso in vista di questo finale. Andiamo a vedere quindi chi si aggiudicherà questa ultima prova di giornata. Grande attenzione ovviamente sul traguardo, tutto il pubblico al di là delle transenne per garantire anche la sicurezza degli atleti in corsa. Ormai imminente la conclusione della prova riservata alla categoria G6, sarà verosimilmente un epilogo allo sprint, quindi tutto pronto in questa fase, sta per essere lanciato lo sprint, c'è un doppiato ma viene subito saltato molto bene da Francesco Martinelli del team Valdinievole, che va a vincere davanti a William Antonio Borretti della Fosco Bessi di Calenzano, quindi Gabriele Toscani, Lorenzo Magrini e Federico Bendinelli in quinta posizione. Tra le ragazze invece il successo di Asia Genovese, che precede le compagne di squadra Siria Genovese e Sara Colzi della Fosco Bessi di Calenzano. Quarta posizione per Bianca Capitoni dell'Unione Ciclistica Empolese. Quindi anche questo per quanto riguarda la prova riservata alla categoria G6 femminile a conclusione. Ai nostri microfoni ci ha raggiunto Alessio Falorni, sindaco di Castel Fiorentino. Sindaco, oggi è una bella giornata di ciclismo, i ragazzi della scuola di ciclismo qui del paese hanno fatto un bel lavoro. Ma questo per noi è davvero un grande sport e soprattutto un'attività che muove centinaia di appassionati, che in questo momento sta vivendo davvero un'epoca d'oro a Castel Fiorentino, con due atlete di livello nazionale, i nostri Bettiole Sbaragli, ma soprattutto con un movimento bellissimo che si giova ora anche di un impianto che gestisce personalmente con l'associazione Cilistia e che attiva tanta passione e tanta voglia di partecipare da parte dei nostri ragazzi.
dobbiamo davvero tanto, soprattutto a tutto il tessuto di genitori, di appassionati che si muove insieme al ciclismo e ci permette manifestazioni bellissime come questa. 120 atleti iscritti di giovane età che animano le strade di Castelfrentino e permettono a tanta parte della cittadinanza di entrare in contatto con questo sport meraviglioso. Quindi io sono davvero orgoglioso per quanto sta facendo il mondo del ciclismo a Castelfrentino e spero che possa continuare così, perché per il nostro comune è un vanto, un orgoglio e una grande attività. La domanda è retorica: il sindaco e il comune continueranno ad aiutare Castelfiorentino? Beh, io, come sanno i cittadini, ormai sono in scadenza come la mozzarella, sono all'ultimo anno del mio mandato da sindaco, però sono convinto che chiunque verrà al mio posto continuerà in questa tradizione, perché non si tratta soltanto di portare avanti una tradizione che in Castello è enormemente radicata. Qui addirittura avevano i natali i genitori del nostro Bartali e gli abbiamo dedicato il parco urbano, ma si tratta davvero di dare uno sbocco a centinaia di appassionati, tanti sportivi che veramente sono vicini a questo sport e ci portano queste manifestazioni che fanno soltanto del bene a Castelfiorentino. Quindi è un dovere, io credo, per chiunque si troverà a amministrare Castelfiorentino anche dopo di me. Perciavalli Marco, la locomotiva della Società Ciclistica Castelfiorentino, scuola di ciclismo. Oggi è venuto un bel lavoro, dai, una bella giornata, un bel lavoro. No, siamo contenti di come è andata la giornata, per le partecipazioni che abbiamo avuto, perché niente, non era semplice, perché insomma oggi si svolgono anche i campionati italiani appunto a Darfo e quindi niente, abbiamo avuto 110 partenti. Quindi siamo pienamente soddisfatti della giornata che abbiamo avuto, sicuramente. È andato tutto bene, fortunatamente non ci sono state cadute, non c'è stato niente. Questa è la nostra prima gara che facciamo. Abbiamo da fare ancora 3 per questa stagione, quindi niente, si è dato il via alle danze e mi sembra siano venute bene. Ecco. Siamo partiti col piede giusto.